lo aveva anticipato Gabriele Parpiglia nelle sue storie, lo ha confermato anche ieri sera Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello VIP 2018. Domani, in esclusiva su Chi, l'intervista a Fabrizio Corona in cui chiede scusa a Silvia Provvedi. Ho visto Silvia piangere in TV. Ho sentito le sue parole. Sono tutte vere, tutte giuste. Lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l'ho amata. Corona e la Provvedi hanno avuto una relazione durata 3 anni e terminata lo scorso luglio. La separazione tra i due è stata difficile, e il rancore è rimasto, specialmente dopo le pesanti dichiarazioni che l'ex re dei paparazzi ha fatto durante la trasmissione Verissimo. Le sue parole hanno ferito profondamente Silvia che, ora reclusa nella casa del Grande Fratello VIP, non è riuscita a trattenere le lacrime. Ora Fabrizio le chiede scusa e così si giustifica. Bisogna aver le palle per chiedere scusa, per dire che ho sbagliato. Quando ho fatto quelle dichiarazioni, e lo dico qui per la prima volta, mi è successo un fatto grave. Sono stato derubato in casa, e ho sporto immediatamente denuncia. Mi hanno rubato quella che per me era la pensione, il futuro per mio figlio Carlos. Ho iniziato a vivere nell'inferno. Un momento difficile per Corona, che ha cominciato a dubitare di tutti, anche della Provvedi che comunque gli era rimasta accanto quando lui era tornato in carcere. Prosegue l'ex paparazzo. Punto. Vedevo nemici ovunque. Ho iniziato a dubitare di tutti, anche di Silvia, lo ammetto. Ho perso serenità e lucidità, ho avuto solo le forze dell'ordine accanto, e i miei demoni. E quando vivi da indemoniato, dici le peggio cose. Ma ora si dice pronto a recuperare, e a sostenere l'ex fidanzata. Ho avuto il diavolo in corpo. Dentro un girone infernale, non salvi nessuno. Vuoi bruciare con tutti quelli che hai intorno? Ora sono più sereno. Ho ascoltato e riascoltato le parole di Silvia nella casa, e solo ora posso ammettere che sono pronto a fare un passo indietro. Punto. Silvia mi è stata vicina quando stavo male, sono in debito, ma conosco le sue debolezze. So che non sta bene. E credo che solo io posso capire che cosa si nasconde dietro quelle lacrime. C'è un dolore profondo. Oggi allungo una mano verso di lei. Silvia non è una ragazza forte come appare, è molto debole. Io so che ha bisogno di me, e con estremo affetto. Adesso, sono pronto a darglielo, a farla sorridere,